Le telecamere di periferie, nuova trasmissione quotidiana di Video Calabria, vi accompagneranno oggi lungo le strade della Presila catanzarese. Siamo in una bellissima giornata di maggio, non molto calda, in verità sono stati anche giorni piuttosto piovosi, però siamo stati fortunati questa mattina a trovare un clima veramente delizioso. Si respira un'aria pulitissima, del resto è risaputo che l'aria della Sila calabrese è tra le più pulite del pianeta e già di per sé dovrebbe essere un grande attrattore turistico. Non apro la partita e la parentesi delle presenze turistiche perché non c'è nessuno di turisti o quasi nessuno in posti che meriterebbero proprio in questo periodo pullman di visitatori. Certo ci sarà qualche turista, ma non sono le singole unità che risolvono il problema. Oggi vi portiamo assieme a Domenico Leonelli alla scoperta di un piccolo comune della Presila catanzarese, Sorbo San Basile. Ora Domenico sarà così bravo, magari mettendo anche me fuori campo, di mostrarci invece l'abitato di Taverna, la taverna del famoso grande pittore calabrese Mattia Preti. Quindi l'abitato che ora il nostro operatore vi sta mostrando è quello di Taverna e ci occuperemo di Taverna in un'altra puntata. Siamo ritornati con alle mie spalle Sorbo San Basile. Ci stiamo incamminando lungo la strada principale di Sorbo San Basile e mattina cercheremo di trovare qualche cittadino che abbia voglia di scambiare quattro chiacchiere con noi. Io però sento il dovere morale, condiviso senz'altro dal nostro editore, di rivolgere sempre un omaggio nei paesi al monumento ai caduti di tutte le guerre. È un bell'angolino di Sorbo San Basile, ben curato. Vedete questo monumento bronzeo che simboleggia un militare con la bandiera italiana. Alle spalle, Domenico Leonelli ce lo mostrerà senz'altro, una iscrizione marmorea, ovviamente realizzata a cura dell'amministrazione comunale a ricordo dei suoi caduti, e l'elenco dei caduti della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Grande Guerra 1915-18, e i caduti della seconda, del secondo conflitto globale mondiale 1940-45. Ci sono anche i nomi dei dispersi, un fenomeno sul quale si ragiona poco, ma una brevissima riflessione e un omaggio doveroso a questi giovani che, indipendentemente da ciò che pensassero nella loro vita, dai sogni che avessero, dalle ambizioni, lasciarono ad un certo punto giovanissimi le loro famiglie, forse qualcuno sarà stato anche sposato, avrà avuto dei figli, magari gli ufficiali o i sottufficiali, o anche dei semplici soldati. Alcuni morirono nelle trincee tremende della Prima Guerra Mondiale, quando anche dei generali che non sono passati certo alla memoria storica per essere stati dei grandi difensori dei diritti umani, venivano costretti a vivere in queste trincee e a massacrarsi con i soldati magari austriaci che avevano di fronte, e poi i caduti della Seconda Guerra Mondiale. In basso dicevo i dispersi, ecco altro fenomeno, cioè di alcuni non si sa neanche che fine abbiano fatto, magari come accaduto per la missione tragica voluta dal fascismo dei soldati italiani in Russia, alcuni poi si scoprì che erano vivi, che dopo tanti anni che si erano rifatti una vita, altri molto probabilmente per dispersi si intende che non è stato trovato il corpo, chissà saranno stati devastati da un'esplosione, saranno rimasti nascosti sotto il fango. Ecco, quindi prima di sentire qualche abitante di Sorbo San Basile, sempre il nostro omaggio doveroso ai caduti di tutte le guerre, che non ha colore politico, che riguarda tutta la nazione, tutto il nostro paese, ma che deve restare sempre un monito per le nuove generazioni. Noi nati diversi anni dopo il secondo conflitto mondiale siamo stati dei fortunati, perché ai primi del Novecento, per coloro i quali nacquero tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, ci fu il terribile destino della guerra.
Corso Europa, un nome ambizioso per una piccola comunità come quella di Sorbo San Basile, circa 700 abitanti, 600 metri sul livello del mare, alle pendici della Sila Piccola. Incontriamo Francesco. Francesco, sì. Tu sei di Sorbo San Basile. Sì, nato a Sorbo San Basile, in questa piccola comunità. Siamo uniti, tutti quelli che abbiamo, ci conosciamo uno con l'altro. Senti, Francesco, tu hai sempre vissuto a Sorbo San Basile? No, ho vissuto a Milano per un anno e mezzo quando avevo 19 anni. Ho fatto il carrozziere. Poi il 99 sono emigrato di nuovo. Verso quale destinazione? Sempre Milano. E ho lavorato vicino a Bergamo e ho fatto il magazziniere. A Cinisello Balsamo ho fatto il cameriere sabato e domenica. Benissimo, guarda Francesco, fai due passi con noi. Sì. Ti presento Domenico Leonelli, che è il nostro valente operatore. Senti Francesco, stiamo percorrendo Corso Europa. Devo dire, ho visto degli angolini ben curati di questo comune, il monumento ai caduti. Mi è piaciuto moltissimo il ricordo degli eroi della lotta alla mafia, Falcone e Borsellino. Poi le nostre telecamere lo mostreranno. Senti Francesco, quindi tu eri un giovane che ad un certo punto, e purtroppo ci parli di un fenomeno che nella nostra trasmissione troviamo ricorrente, eri andato fuori per lavorare. È una piaga l'emigrazione, non a Sorbo, in tutta la Calabria partono tutte, anche quelle che si laureano, ragazze e ragazzi. Senti, purtroppo Francesco, questo fenomeno dell'emigrazione riguarda anche i nostri tempi. Dicevi giustamente tu, tanti giovani per trovare lavoro sono costretti ad andare al nord Italia o addirittura all'estero. Io per caso ero partito a Torino, che c'erano i mondiali dell'Italia 90, no? E poi in pratica mi telefono mio zio di Milano e mi fa se voglio andare a lavorare lì a Milano, e come stipendio ero contentissimo perché non sapevo fare niente e mi davano 850.000 lire con la lira, e ero contentissimo. Poi dopo tre mesi che mio zio mi aveva imparato, me l'hanno portato a 1.200.000 ed ero stracontentissimo perché mi davano pure la mensa per mangiare. Quindi capisci, qui tu magari a Sorbo, diciamoci la verità, non riuscivi a guadagnare una lira. I contributi pure, mi versavano pure i contributi. Peccato che me ne sono venuto, perché poi qui ho fatto il cameriere all'Hotel Granaro, che è molto conosciuto, ho fatto il cameriere, ho fatto la scuola alberghiera e ho lavorato ai matrimoni, alle banchette, alle lauree. Senti Francesco, ora è una fase della vita in cui non lavori più? C'ho una piccola invalidità. Va bene, ci basta questo. Non si campa con quello che prendo, 320 euro al mese. Però meglio di niente. Hai la casa di proprietà? Sì, è casa dei miei genitori la casa. Senti Francesco, come si vive a Sorbo San Basile? E a Sorbo la mattina siamo contati in questa piazzetta, che è la piazzetta che ci stanno più amici, persone. Qui abbiamo il bar del ritrovo, abbiamo tante bandiere del Catanzaro, che il proprietario del bar ci tiene, per il Catanzaro c'è la rotonda al villaggio Mancuso, Clemente Lia. Senti, fermati un attimo Francesco, il nostro operatore Domenico, infatti vedendo tutte queste bandiere giallo-rosse, ora c'è un signore che può attraversare un attimo, prego, attraversi o si sposti un secondo, grazie Gino. Allora, osservando tutte queste bandiere, ha detto, ma che tifo c'è per il Catanzaro? Eh sì, Sorbo si spopolava quando il Catanzaro giocava in casa. Anche io sono andato a qualche partita e ho fatto, invece di farmi l'abbonamento, ho fatto un'opera di bene per gli ultra meno fortunati, perché non avevano soldi per andare in trasferta e io gli ho dato un contributo. Bravo Francesco. Senti Francesco, dimmi una cosa, d'inverno è vero che il clima è cambiato, fa ancora freddino a Sorbo San Basile? D'inverno sembra primavera, adesso primavera sembra inverno, è cambiata tutta le stagioni. Quando eri più giovane ti ricordi inverni freddi con la neve? Sì, pinzari lunghi così, mi ricordo la neve così nel mio paese bassa, che era almeno 20 centimetri. Ti ricordi tanti caminetti accesi? Sì, c'ho 52 anni e me ne ricordo. C'era un bar che si giocava a carta sordi, giocavano i sorbesi in piazza, no? E poi dopo tanti anni ha chiuso, e hanno aperto una macelleria e l'hanno richiuso perché ci andava poca gente a fine settimana. Francesco, ora facciamo due passi, vieni qua. Ci sediamo da una panchina. Questa è la panchina
dell'Avis. Ah, bene, accomodiamoci. Rossa, Avis, importantissimo, la donazione del sangue. Un saluto a tutti i volontari e i dirigenti dell'Avis che svolgono una funzione assolutamente meritoria. Alle nostre spalle quelle famose bandiere del Catanzaro che ci ricordano questo fenomeno sociale, questa importante promozione. Questa promozione, la vittoria anche della Coppa, della Supercoppa di Serie C. Ora Francesco, ritorniamo un attimo alla vita quotidiana. Senti, questa zona è famosa anche per degli ottimi salumi, è vero? Sì, sì, si crescono i maiali e la gente si fa le provviste. È ancora attiva questa tradizione, cioè c'è gente che proprio alleva il maiale e poi lo macella per fare i salumi in casa? Sì, sì, senz'altro. Se li crescono per 3-4 mesi, chi se li cresce pure piccolini e li tiene 8-10 mesi, quelli che vogliono mangiare un po' di carne genuina. Salumi prodotti in casa, affumicati, vero? Sì, sì, se li stagionano loro, quelli che li crescono. E tu ancora partecipi a qualche rito del porco quando è il periodo giusto? Prima sì, quando era vivo mio papà li crescevamo anche noi due maiali. E siamo una famiglia di 4 persone, più i genitori eravamo 6. Tu invece ora il maiale non lo cresci? Non lo cresco perché non posso mangiare insaccati. Me l'hanno proibito il dottore. Me l'ha proibito. Io invece ti dico la verità, Francesco, ero stato un po' maligno. Pensavo ormai gli piace solo mangiarli e non fare il lavoro per produrli. No, compravamo la carne alla macelleria fino al 2010 che era viva mia mamma. E dopo non l'abbiamo fatto più perché non ne posso mangiare insaccati. Senti, Francesco, i bar come questo sono un ritrovo, è vero? Sì, c'è un altro bar, poi magari se riusciamo ci facciamo... Se ne assorbo, solo dei bar ci sono. Vabbè, è una fortuna che ci siano questi operatori. In questo piccolo borgo una volta c'erano 4-5 alimentari, 2-3 macellerie, perché prima di emigrare questo paese era 2000 abitanti. Senti Francesco, ti ricordi anche qualche artigiano? C'era qualche artigiano? Sì, sì, c'è anche ad adesso un artigiano. Che fa che cosa? Che fanno quello che ordini. Se vuoi un quadro anche di me stesso, me lo fanno vedere nel legno scolpito. Hanno fatto San Francesco Saverio, che l'hanno portata a Monza, poi che è il protettore di Sorbo, San Francesco Saverio. Non sei anziano ancora, però ricordi se magari c'era anche qualche calzolaio, qualche fabbro? Sì, c'erano, ce n'erano 2 o 3 calzolaie, fabbri pure. È morto uno che si chiamava Rossi Nania, questo restaurava cristallere, e tante cose antiche li portava sempre nella sua antichità e li faceva bene. Senti Francesco, un'ultima domanda. E di sera come si svolge la vita? Vi radunate sempre in queste piazzette? Ci raduniamo nei bar se mal tempo, se buon tempo qui ci siamo 10-15 persone. Poi l'estate giocano a carte qui fuori. E questa è la vita del nostro piccolo borgo. Senti, quindi la passione per il gioco delle carte, credo napoletane, c'è sempre? Sempre c'è stata sopra, sempre, sempre. Si fa anche quel famoso gioco di padrone sotto? Sì. Prima sì, adesso di meno. Prima ai bar si giocava padrone sotto. Sì. Oppure piuttosto briscole 3-7. Briscole 3-7, scopa. E poi si gioca pure l'estate, non mi ricordo come si chiamava il gioco. Si chiamava... non mi viene a mente. Va bene. Poco... Si gioca l'estate. Poco importa, a te piace pure giocare a carte? Ogni tanto, però non tanto più. Senti, per caso ti ricordi quando c'è la festa del Santo Patrono a Sorno? Allora, il Santo Patrono si festeggia il 3 dicembre, San Francesco Saverio, che è conosciuto nel mondo perché è stato missionario nelle Indie, nel Giappone, in tante terre è stato missionario San Francesco Saverio, il protettore di Sorno. Poi l'estate, la seconda domenica d'agosto, si festeggia la Madonna delle Grazie, che è piena di gente. Da questa curva arriva la Madonna, prima della discesa per andare alle scuole arriva San Giuseppe e c'è la confronta. Fanno la confronta con la banda musicale della città di Taverna e si festeggia alla grande. Si festeggia. Senti Francesco, accompagnami, andiamo a visitare l'altro bar che sì, mi dicevi. Thank you.
uno di fronte all'altro sono i comuni di Sorbo San Basile e di Taverna. Ovviamente Taverna è più grande, ha anche più memoria storica. Quadri Mattia Preti. Vi frequentate tra comunità? Sì, specie quando c'è qualche defunto. Noi andiamo a Taverna e i tavernesi vengono a Sorbo. Andate in macchina o a piedi? In macchina, 4 chilometri per treno sono 8 chilometri. Andate a piedi sarebbe difficile? Sì, a piedi sarebbe difficile, sì. Senti, ora no, assieme... difficile. Prendiamo le macchine, se no l'abbiamo vicino. È un onore avere Taverna vicino perché c'è i quadri di Mattia Preti. C'hanno tutto, c'hanno la banca, c'hanno tanti bar. Sì, è più grande di Sorbo. Fa 2-3.000 abitanti Taverna. Senti, proviamo ad entrare assieme in questo bar, Gran Caffè, che c'è anche... Belle. Vi posso offrire pure qualcosa se volete. No, grazie, abbiamo già fatto. Video Calabria, Mario, questo è il titolare del bar. Benissimo, Video Calabria, canale 10 del Digitale Terrestre, è l'emittente che ha i dati Auditel più elevati da diversi anni in Calabria. Siamo stati con Francesco, il nostro è un giro per sentire così come si vive nelle comunità di questa Calabria. Ci piace parlare con la gente normale. Voi bar svolgete anche una funzione sociale, se vogliamo. Sì, diciamo di sì, purtroppo questi paesini stanno andando a morire tutti. È un peccato perché qua abbiamo le nostre radici, le nostre famiglie. Io vivo qui a Sorbo, voglio dire, ho creato, si può dire... Qual è il nome di battesimo? Mario. Mario, quindi nato a Sorbo, vissuto a Sorbo, abita a Sorbo, sono felicemente sposato e purtroppo io qua quello che dico sempre ai clienti, agli amici, ho fatto una Ferrari che purtroppo è senza benzina, quindi le utenze sono pochissime, però il locale è mio, l'ho creato io, ho voluto creare questa struttura nel mio paese, appunto dove sono nato, quindi... Bravo Mario, io infatti ho detto al tuo amico che ci ha accompagnato qui che voi svolgete davvero una funzione eroica, non lo dico in maniera retorica, voi siete un punto di riferimento, non dico d'estate, bene o male la gente c'è chi rientra anche da fuori, però immaginiamo quelle lunghe giornate d'inverno in cui piove o fa freddo, ecco, questi vostri tavolini all'interno sono anche un riferimento sociale, cioè voi date opportunità alla gente di incontrarsi e magari di sorseggiare un tè, un caffè. Sì, è vero, questo è vero, io infatti ho cercato sempre di creare sempre più servizi, l'automatica che raggruppa tanti servizi, dal pagamento del bollettino al pagamento del bonifico al gioco del lotto stesso, che è un punto di ritrovo dove la gente anche dei paesi vicini, diciamo, viene a sostare quei 5 minuti. I giovani se ne stanno andando da Sorbo, rimangono qui? I giovani tutti, perché purtroppo chi si è laureato ultimamente sono dei ragazzi che vanno in cerca di prima occupazione, anche dei miei nipoti sono a Milano, quindi sono andati via. Per questo, come le dicevo prima, il paese tra le mortalità, tra le pochissime nascite che ci sono, quindi sta andando sempre a coprire, ad andare via tutti, quindi voglio dire sta andando a scomparire. Mi auguro di no. Ce lo auguriamo anche noi ed è uno dei motivi per cui ci impegniamo anche in trasmissioni di questo tipo. E ti dico la verità, io faccio il giornalista da tanti anni, al di là dei colori politici ognuno la può pensare come vuole, voto al centro, a destra, a sinistra, non voto, ognuno fa quello che gli pare. Però ad un certo punto, dopo tanti anni di professione, ti accorgi che rispetto alle tante chiacchiere ascoltate, i risultati sono praticamente quasi nulli. Io ti posso assicurare, noi stiamo facendo il giro della Calabria, di fatto è un lamento continuo, soprattutto nelle aree interne. E questa è la ragione per cui questa trasmissione è stata battezzata dal nostro editore col nome di Periferie, non in senso dispregiativo, ma addirittura in senso positivo. Cioè cerchiamo di andare a capire in ogni angolo della Calabria che cosa succede. Occorrerebbero politiche specifiche, ripeto, al di là del colore, ognuno vota quello che gli pare, per queste aree interne. Sì, è vero, diciamo che stiamo perdendo parecchi servizi, anche la volta scorsa mi sembra che ci sono stati un altro vostro collega di Video Calabria che ho potuto vedere sulla vostra rete, e anche il polo ambulatorio che era Taverna, che era molto funzionante fino a qualche anno fa, ma adesso purtroppo alcuni servizi, alcuni medici non stanno mandando più, quindi si va sempre a deprezzare questi paesi, a ridurre la situazione, se c'è l'afflusso poi diciamo agli ospedali dove le prenotazioni per una visita voi mi insegnate, pure su altri video che ho visto, altri servizi vostri, che le tempistiche sono molto lunghe, quindi mi auguro che questi servizi si ripristinano anche con l'aiuto delle istituzioni, i sindaci in prima fila,
però purtroppo i paesi, come le dicevo, sono questi. Siamo sempre più Mario, come scuole cosa avete qui a Sorbo? Sorbo, dicevo che ancora le scuole primarie ci sono, c'è l'asilo, c'è la scuola elementare, che sono puriclassi, e le scuole medie che hanno fatto pure le puriclassi. I bambini che entrano anno per anno sono sempre più pochi, perché le nascite sono pochissime. Mi auguro che queste cose più primarie ancora si possano mantenere in questi paesi, per questo dico che le istituzioni devono essere capofila a battere veramente i pugni sulle scriverie dove le devono battere. Io mi auguro che vanno avanti queste cose, però purtroppo il paese, i paesi, tutta la fascia nostra brasilana sta andando a morire. Mario, un'ultima domanda. Io nell'incipit di questa trasmissione ho ricordato che già da questo periodo, con queste giornate meravigliose, lasciamo stare che c'è stata un po' di pioggia, ma abbiamo respirato un'aria magnifica, un'aria pulita, si vedono questi boschi verdi, voi siete a due passi da Taverna, dalla stessa città di Catanzaro, dalla Sila, dovremmo già essere pieni di turisti. Ancora una volta una sconfitta storica per la Calabria, cioè per noi il turismo significa, tranne rarissime occasioni e rarissime realtà, significa essenzialmente quei 15 giorni d'agosto. Perfetto, questo è vero, ma il turismo, lei mi insegna che si può creare con una progettazione che fanno, diciamo, i comuni soprattutto. Queste progettazioni purtroppo non ci sono, perché le risorse, non so se è un discorso regionale oppure un discorso comunale, che non c'è una serie di progettazioni che si presentano, quindi non vengono finanziate per renderle, diciamo, alla comunità. Io credo che sia un problema di sistema complessivo, è chiaro che la responsabilità maggiore è quella della regione, inevitabilmente, è di un sistema complessivo Calabria che non riesce a crescere. Non va ad emarginarsi, è vero. Secondo me la Calabria, chi andrà comunque ad amministrare, c'è questa piaga che bisogna risolverli. Tantissimi problemi, soprattutto, come le dicevo prima, sulla sanità, che è un problema molto, secondo dal mio punto di vista, molto impegnativo e molto che bisogna risolvere tanti problemi, perché una visita non si possono passare anni a chiamarli e la gente muore purtroppo. Mario, Francesco che ci ha portato qui sta scalpitando, riavvicinati Francesco, che cosa volevi dirci? Che questo è un bar storico dove siamo adesso con i piedi, ha cambiato locale perché se ne è venuto in corso Europa, un locale dove c'è la farmacia, c'è l'alimentare, c'è due bar, e questo locale siamo al 2023, c'ha 44 anni di storia. Tant'è che ci mostravi con insistenza una targa, torniamo ora, fermati un secondo, grazie Francesco. Mario, quella targa che ora Domenico ci sta mostrando, che cosa simboleggia? Allora, quelli sono 40 anni di attività, diciamo che ce l'avevano i miei genitori, poi hanno dato tutto a me. E sono 43 anni, appunto, come diceva l'amico Franco, che stiamo svolgendo questa attività, devo dire ultimamente con un po' di sacrifici, però avendo tanti servizi ancora riesco a mantenere, diciamo, stabile il locale. Certo, ce ne rendiamo conto, ed io ti dico anche una cosa, mentre Francesco ha acceso la luce, Domenico, un attimo solo, puoi tornare con la telecamera, grazie, Francesco è un vulcano, cerca di aiutarci in tutti i modi. Mario, chiudiamo con questa considerazione, io da giornalista anche impegnato ho sempre cercato di far capire come anche la soluzione occupazionale, il dramma della disoccupazione in Calabria si risolverebbe più aiutando le piccole aziende, perché io spesso faccio questo ragionamento: se una adeguata politica di incentivazione economica, a partire soprattutto dalla regione ma condivisa dal governo nazionale e dall'Europa, perché guarda che di finanziamenti europei ne sono arrivati a valanga e sono stati disponibili negli ultimi decenni, riguardasse soprattutto le piccole aziende, il piccolo artigiano, il piccolo commerciante, il bar. Tu immagina un assunto per ogni piccola attività. Infatti il problema è proprio questo, cioè se avessimo un pochettino di più contributi piccoli, come diceva lei, io domani mattina stesso assumerei qualcuno. Io lo dico sempre, ed è un appello che rivolgo anche alla nostra classe politica. Bisognerebbe fare un esame dell'utilizzazione dei fondi strutturali o dei fondi comunque europei, nazionali, giunti in Calabria negli ultimi 40 anni, capire dove sono andati a finire, capire dove sono stati indirizzati
e cercare di comprendere che occorrerebbe una sterzata fortissima per puntare sulle piccole aziende. Sulle piccole imprese, è vero, questo. Noi siamo stati penalizzati ultimamente con il Covid e devo dire che è stata una situazione non bella, perché eravamo chiusi materialmente. Quello che ha retto un pochettino è stato il settore tabacchi, che ci hanno, diciamo, in un certo senso obbligato a tenere aperti, e quelle piccole elemosine che ci hanno dato lo Stato, quindi le famose 600 euro al mese che abbiamo preso per due mensilità, ma di altro non si è visto niente. Quindi. Grazie Mario per averci aiutato anche appunto a parlare tra virgolette dei piccoli e a far comprendere che se le amministrazioni pubbliche, se la politica calabrese nazionale guardasse con più attenzione alle piccole aziende, molto probabilmente risolveremmo anche gran parte del problema disoccupazione. Io immagino un falegname, un meccanico, uno che si occupa di serramenti, un bar, un negozio di alimentari, un piccolo supermercato che possa assumere una o due persone, magari nello stesso comune dove le persone avrebbero la casa di proprietà, dove magari hanno i genitori e anche con uno stipendio non altissimo potrebbero costruire un progetto di vita. È vero, è vero. Io comunque vi ringrazio a voi che almeno ancora siete in questi piccoli borghi, che venite a visitare le problematiche che purtroppo ci saranno sempre di più, perché i paesi ormai, come le dicevo, vanno a morire. Grazie Mario e grazie a Francesco. Tutti calabresi e i calabresi che vivono nel mondo intero. Grazie, grazie Francesco, grazie Francesco, grazie Francesco, grazie Mario e usciamo e ritorniamo nell'abitato di Sorbo San Basile. Siamo in chiusura di questa puntata di Periferie dedicata a Sorbo San Basile, una piccola comunità della Presila catanzarese. Siamo giunti quasi a 10 puntate di Periferie, questa nuova trasmissione voluta dall'editore di Video Calabria. Possiamo già segnalare che ci sono delle costanti nei ragionamenti delle persone. Innanzitutto, turismo essenzialmente relegato a pochi giorni del mese di agosto. 2. Giovani e non solo giovani che in cerca di un posto di lavoro essenzialmente continuano ad emigrare. Terzo argomento molto trattato, quello delle aree interne che ancora non si trovano di fronte a un progetto di sviluppo adeguato. Potremmo accennare a tante altre questioni poste dai cittadini che intervistiamo di volta in volta, ma magari le riassumeremo nella prossima puntata. Prima di chiudere voglio ricordarvi che questa trasmissione va in onda su Video Calabria, canale 10 del Digitale Terrestre, che se volete contattarci anche perché noi vi si possa raggiungere nelle vostre realtà, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica che appare in sovrimpressione, redazione@videocalabria.tv, e ricordarvi che questa stessa trasmissione può essere seguita in tutto il mondo, così come del resto l'intero palinsesto di Video Calabria, su internet, quindi con un semplice smartphone o dal computer di casa, da un tablet. Sintonizzatevi su www.videocalabria.tv, sezione diretta, e potrete seguire la trasmissione in qualsiasi angolo del mondo, purché ci sia un collegamento ad internet. Ultima segnalazione di servizio: dopo la messa in onda sul canale YouTube di Video Calabria potete seguire tutte le puntate andate in onda. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata sotto una pioggia che sta un po' tormentando questo mese di maggio.